Continuiamo. Registrazione. Bellissimo. Bravo. Bravo, grazie, grazie per i morti che ho lavorato peso. Qua io ho una pagina bianca. No! Bellissima, però c'è scritto sopra. I brain workers pensano le opportunità del futuro. Adesso io riempio la pagina, però siete invitati a farle riempire la pagina. Il brainstorming, dunque, i brain workers pensano alle opportunità del futuro. Volete che faccio un giro meccanico o volete... Caldo. Lei dà un occhio che è più distratto. Le faccio una domanda o... Faccio un'osservazione sulle opportunità. Qual è stata l'opportunità nel mondo della... mi pare che abbiamo sondato diversi terreni. Comunque il discorso dell'Europa Unita probabilmente mi sembra parecchio interessante, nel senso che comunque è tutto da vedersi. E un'altra cosa che magari non abbiamo toccato, però a cui io penso spesso, è il discorso di Internet, che avevo studiato, cioè mi ero fermato a studiare in particolar modo perché era partito, eccetera, eccetera. Discorso americano, quindi anche il discorso di ottica, fibre ottiche da sostituire con altri materiali, il fatto della regolamentazione dell'internet, che comunque essendo uno strumento globale a tutti gli effetti, comprende tutte le varie legislazioni mondiali, per cui sembrerebbe molto interessante come argomento, secondo me, per un brain worker. Che opportunità vedi più specificamente dentro l'internet, per esempio, per esempio per la tua idea di progetto, sarebbe una cosa che si... Sì, io ho già studiato le parti tecniche per attuare un sito web all'interno di internet, in modo tale da dare al cliente la possibilità di vagliare le varie modelle ipoteticamente secondo determinati canoni che mi richiede, avendo accesso al sito web con determinati, cioè con un codice piuttosto che altro, quello sarà da studiare, e il pagamento a farlo avvenire in dollari per adesso, però non so bene. Esatto. Infatti una cosa che mi interesserebbe capire è il discorso del cambio tra il dollaro e l'euro e se e come conviene affrontarlo per un imprenditore o comunque in modo tale da non perderci sul cambio e anzi guadagnarci. Che passaggi si dovrebbero fare? Quella è una cosa che non riesco a capire perché non ho le basi economiche per capire. E parleremo un pochettino, se vuoi dopo rispondo su questo. E poi un'altra cosa mi interesserebbe capire. Avevamo affrontato precedentemente con altre persone un discorso di informatizzazione tra l'amministrazione e la produzione in un'impresa. Che cosa ne pensa lei e se in effetti comporta dei problemi, quali per esempio ieri parlavamo del gelato in Giappone, che meno male nel momento in cui c'è stata la bimba che è andata a chiedere un busto in particolare è andato tutto in piedi. Quindi quali sono i pericoli, come si potrebbe ovviare a determinati pericoli, eccetera. Per il tuo progetto, per esempio, in internet avremmo per esempio il clown che abbiamo là e li mettiamo per... No, bisogna integrare i progetti qua, no? Lui vuole fare per il turismo, per le sue cose che mi ha parlato così, vuole fare un sistema di servizi per rinnovare l'offerta al contenuto turistico, no? Invece lei ha un'attività di produzione di un servizio
speciale, del servizio molto richiesto. Servizio per bambini, no? È un servizio molto, molto richiesto, soprattutto per bambini, ma anche loro che cominciano. Comunque ci sarebbe qua un'opportunità di legare l'idea del turismo all'idea dei programmi per i bambini, no? Questo potrebbe fare per esempio il Sanpello, no? Avrebbe i servizi offerti di questo tipo, tu faresti i servizi di integrazione e dici, beh, a Cortina ci sono durante quella settimana tantissimi bambini piccoli che stanno in vacanze e io mi contatto con lei per portarla già a fare cose da fare per i bambini, no? Invece sì, che stanno in montagna, no? A parte di stare in al campo di sci, pomeriggio vanno a vedere il clown che fa lei, no? Allora l'internet ti apre queste possibilità. Infatti un altro progresso per me di internet, che c'è noi possiamo trovare una quantità immensa di informazioni, però il problema è riuscire a sapere che ci sono quelle informazioni su internet. Quindi trovare, secondo me, un modo per pubblicizzare il prodotto all'interno di internet in modo tale da farlo arrivare al pubblico. E poi il pubblico poi contatta chiaramente direttamente su internet, però il pubblico mi riferisco al pubblico che ha bisogno di un determinato servizio. Un passaggio televisivo in Italia nella fascia alta costa 80 milioni. Trovare un'altra situazione di pubblicità per poi in effetti far funzionare, massimizzare, diciamo, ottimizzare il discorso internet all'interno di un'azienda. Bene, allora abbiamo un po' di brainstorming sull'internet, altri soggetti tipo opportunità. Tutti tranquillo, l'acqua circolciante. Vabbè, lui è colpa sua, ha detto grazie. Più altre opportunità, a parte l'internet o di queste cose che abbiamo visto, dove stanno le opportunità per un'attività, diciamo, di pensiero, un'attività di tipo framework? Forse nelle associazioni non for profit, come ha spiegato lei ieri, cioè costituire più che una società, diciamo, a livello imprenditoriale, società tradizionale, iniziare un'attività come appunto associazione no profit, no for profit, e cominciare a sondare il mercato in questo senso, qualunque, cioè mercato di servizi magari, e in base alla risposta iniziale del mercato continuare, cioè ritagliarsi appunto una nicchia all'interno del mercato in base alla risposta del mercato, cioè usando la società no profit come un'esca. Dopodiché vedere se effettivamente il mercato risponde o meno alla nostra intenzione, o comunque aggiustare la mira dell'idea, cioè partendo magari con una dettagliata di servizi vari e in base alla richiesta del mercato spostarsi, indirizzarsi, perfezionarsi, professionalizzarsi in determinati settori. Lei inserirebbe più servizi verso privati, servizi verso le aziende, servizi verso la pubblica amministrazione? No, forse perché già questa dovrebbe essere forse una, no? Sì, forse se ne possono fare delle altre man mano, forse un primo modo di distinguere, perché se io penso, non so, per esempio, servizi privati, ecco che allora ci sono tutta una serie di esigenze, per esempio della famiglia o della persona, no? Per intervenire. Le esigenze invece per le aziende possono essere quelle di comunicazione, di consulenza, di informatizzazione, chi pensa invece allo Stato, ecco che può avere delle esigenze sociali o di tipo informativo e informativo, che sempre più delega a cooperative di strutture, oppure invece, come ha detto prima, addirittura se la struttura è molto forte, proprio le acquisizioni di
dei settori del pubblico che vanno verso il privato, per cui invece occorrono appunto dire prendere in mano un'impresa gestita fino allora dallo Stato. Per esempio, un esempio che avviene molto spesso adesso è la privatizzazione anche dei musei, no? Cioè ci sono gruppi di privati, questo è stato stabilito per legge in Italia da un anno, che praticamente i privati possono intraprendere, possono intraprendere la gestione di un museo anche statale, comunale, con per esempio introdurre la vendita di oggetti, il bar, conferenze, convegni, proprio per arricchire il museo, che non sia soltanto che uno va a vedere le opere d'arte. E qui ci sono sicuramente molte opportunità, non so, ci sono dei musei che adesso per esempio cominciano, non so, c'è tutta una produzione, no? Per esempio cravatte, Hermès ha fatto delle cravatte con delle opere, riproducendo delle opere d'arte che ci sono al Louvre. Allora uno va al Louvre e prende la cravatta di Hermès o i gemelli sempre di Hermès, no? Di valore, con la riproduzione di un'opera d'arte che c'è nel museo, e dunque lì c'è tutto un ridotto molto forte. Per cui giustamente bisognerebbe prima di tutto valutare questi aspetti. Lei quale pensava, secondo lei, uno dei più interessanti? Cioè in ambito ricreativo, nel senso spaziale dai servizi offerti, per quanto riguarda può essere una mostra di squadri, all'avvenimento sportivo, alla serata, diciamo, può essere danzante, così. Cioè, offrendo proprio una sicura. Cultura, sport, danza, musica, quello è effettivamente un campo di enorme potenziale, no? Perché chiaramente il tempo libero, si vola o non si vola, aumenta. E qui c'è un problema proprio di tempo che bisogna riempire. Abbiamo visto ieri, per esempio, che nella società tedesca attuale, in un anno, se uno fa la media del tempo che spende tutta la popolazione nelle imprese e il resto del tempo, sono 2 ore su 24. Questa dimostrazione che avevi fatto anche a Bologna, quando abbiamo fatto la presentazione del tuo libro. Abbiamo parlato del 15-16% sulla vita in impresa. Esatto. Invece qua era un dato nuovo che ha pubblicato in Germania l'Istituto di Statistica. 2 ore. 2 ore su 24, no, che vuol dire che effettivamente ci sono 22 ore. Certo, molti sono bambini che devono andare a quelle posti a vederle, molti sono vecchi, non si possono muovere, eccetera, però sono 22 su 2, su 24, no? Effettivamente il concerto tecnopop o non so che, o tecno, un amico che è tornato dal Giappone recentemente mi ha detto che hanno fatto in centro, non a Tokyo, là c'è una specie di come cinema sotterraneo, come Milano sono dei cinema sotterranei anche qua, eccetera. Immaginate che però invece al posto del cinema, delle grandi sale di cinema, hanno fatto una grande pista di sci. Cioè voi entrate lì e c'è appunto questo grandissimo, e allora uno e poi dopo scia, poi prende lo skift, così, per cui mette a lavorare per l'intervallo, va a fare un'ora di sci con le lampade abbronzanti, viene fuori di montagna. No, comunque io direi che il punto suo è che bisogna cominciare con un esempio, l'ideale sarebbe riuscire ad organizzare un'intera stagione turistica per l'ente pubblico, potrebbe essere un comune anche molto grande, organizzare l'intera stagione turistica collegando determinati eventi, riuscendo a pubblicizzare in un determinato modo. Cioè già il fatto di riuscire in un'intera stagione porrebbe le basi per continuare, per pubblicizzare il proprio prodotto, cioè in un modo collegando appunto vari elementi che spaziano dal culturale allo sportivo, sempre inerente al tempo libero, oppure riuscendo a organizzare già determinate strutture che ci sono, cioè nell'ambito territoriale del comune, collegando i vari avvenimenti fra loro e dando una pubblicità che magari precedentemente non c'era, non esisteva per mancanza, diciamo, di mezzi, oppure anche per mancanza organizzativa. Questo lo conviene anche con il progetto Il progetto aveva l'idea del franchising,
franchising sarebbe una formula ancora non esplorata nei servizi recreativi, come che uno dice, beh, io questo tipo di organizzazione che va bene per servizi comunali qua, noi francisiamo organizzatori in diversi comuni per fare lo stesso tipo di organizzazione recreativa. Ecco, questo tipicamente io direi un'attività di framework moderno, no? Pensare cose assolutamente non esistenti, ma che però hanno un valore, no? C'hanno un valore perché aveva trionfato il problema nel suo momento, no? Come in un certo momento ha trionfato perché da un ragionamento di crescita del turismo e disponibilità di tempo libero, eccetera, ci ha aggiunto un'offerta creativa di servizi recreativi, no? Perché c'era il teatro, c'era gli sport, c'erano le lezioni, ci sono le lezioni di scacchi, c'è tutto, e tutto questo fa un tutto che riempie perfettamente il tempo, e dunque effettivamente il comitato ha cambiato, ha trasformato quasi il turismo, perché prima il turismo era in certo senso una noia, no? Andava un po', andava là, se doveva andare a giocare a tennis diventava un'ipotea, no? Andiamo a cercare dove diavolo sarà il tennis, non c'era, eccetera. Invece da quando è arrivato il proprietario ha trasformato il sistema, perché sono trasformazioni tipo notate. Vediamo. Allora, ricordo il suo nome, poi Davide Selva. Esatto, bravo. Una settimana e l'altra. Siamo il nostro collaboratore che ha esperienze varie. E dunque vogliamo vedere dove vedete. No, ci sarà l'esperienza della creatore della posta. Però prima che vada via a farsi curare. Beh, anch'io diciamo volevo un po'. Ti ripeto anche lei il suo nome? De Zocchi, Simone. Esatto. Cioè anche a me diciamo, ha colpito molto quando parlava ieri, ha posto come soluzione diciamo, anche per ovviare alcune necessità che ha la società e tenendo conto di quella che è la mentalità del mondo capitalistico di creare proprio degli enti che nonostante facciano e pensino all'utile contemporaneamente quasi diciamo potremmo pure dire involontariamente servono anche per ovviare alcuni disagi della società. Anche secondo me cioè, per molte persone questo qui potrebbe essere cioè, una bella opportunità, anche perché diciamo poter comunque avere degli utili propri, sapendo però anche senza che sia la motivazione principale il fatto che questi utili poi servono per fare del bene agli altri, possa comunque dare delle forti motivazioni. È anche forse un po' un luogo comune, anche a volte sbagliato, ma solitamente si pensa quando si realizzi, cioè si pensa nel nostro mondo capitalistico che quando una persona, credo un po' tutti, o pensiamo che quando questi grossi imprenditori o molti di loro realizzino gli utili, non pensino mai alle conseguenze che ciò possa portare alla società e spesso e volentieri sono anche conseguenze negative, per esempio l'inquinamento. Forse questo qui lo so anche una volta, mi ricordo che rimasi molto colpito, stavo seguendo un dibattito in televisione e proprio nel Veneto dicevano che se le ditte dovessero realmente tener conto di quelli che sono i parametri di inquinamento delle loro emissioni nell'ambiente dovrebbero chiudere tutte. Effettivamente cioè, invece magari fare qualcosa, che poi magari lì ci sono anche altre motivazioni eccetera eccetera, non è che stia giudicando quel settore, però il fatto secondo me di poter fare qualcosa anche di bene, nonostante ci si realizzi, si realizzi anche dell'utile, cioè possa dare anche delle motivazioni proprio a livello personale ai giovani, quindi possa forgiare il loro spirito imprenditoriale, proprio perché si pensa anche al fatto che si stia facendo anche qualcosa di buono, questo può essere anche proprio un'altra motivazione. Quindi anche la possibilità a questi giovani, sicuramente con tutte le difficoltà che poi si incontreranno nel mondo dell'imprenditoria, di dare quella forza comunque per andare avanti. Dove ti vedi più Adesso come adesso non lo so. Direi proprio, non ho un'idea precisa ancora, poi comunque il corso dura 7 mesi, poi la lunga. Abbiamo le responsabilità per cui no, per adesso non ci penso, adesso penso a far bene il corso, poi al momento giusto ci verranno anche le giuste idee. Comunque a me è piaciuto moltissimo questo che stava dicendo lei ieri, proprio per ovviare
mi è piaciuto molto, non ci avevo neanche pensato prima, però effettivamente. Lei si orienterebbe lì, parlava, dice scritto buona finanza, lei dice anche buona produzione, insomma, produrre qualche cosa che abbia anche un valore sociale. Sì, senza trascurare lui, che poi alla fine è quello a cui pensiamo. Ma è un ragionamento interessante anche perché, per quel che ne so io, per adesso, per l'Emilia Romagna soprattutto, le istituzioni sono molto sensibili nella valutazione di progetti, di programmi, di nuovi lavori a questa dimensione. Nel senso che, per esempio, poter dimostrare che la tua attività ha anche rispetta e anzi promuove valori ecologici è un modo per ottenere più finanziamenti, è un modo per avere un sistema di guardia. Diciamo che addirittura adesso ci sono un po' gli imprenditori più furbi, no? Che anche se magari è vero, oppure hanno ben tutt'altri interessi, dicono che bisogna inserire un contenuto sociale nella nostra attività proprio perché è più facile da finanziare, no? Per cui certamente lei invece più autenticamente dice no, io parto dal contenuto sociale e umano eccetera per trarne anche un vantaggio, no? E questa in effetti è la via più interessante e credo che in effetti possa essere premiata perché, per quel che ne so, in Italia ma anche in Europa ci sono molti finanziamenti che tengono conto della portata ecologica di un'impresa oppure della capacità di un'impresa che ha di creare nuove forme di occupazione, di produrre altre imprese, oppure del fatto che si muove in ambiti, in zone meno sviluppate, no? Per il lavoro, per cui non so, al sud piuttosto che al nord, oppure che tiene conto di, non so, per esempio di un supporto per le donne o per gli anziani, no? Sono tutti criteri che oltre che essere meritori, diciamo, per chi li fa, perché può avere anche il senso della missione questo lavoro, no? Io credo che nel framework ci debba essere anche questa dimensione, per certi versi, a sostegno della tua idea. Facevamo l'esempio di Mariella Sandri, vi ricordate, no? Per lei aprire la libreria non era solo una valutazione, tu hai conosciuto Mariella Sandri e Ferrara, non era solo una valutazione di opportunità commerciale, ma era anche una missione che sentiva nella città di dare un qualcosa di bello, di importante, di culturalmente valido per la crescita stessa della città, dei suoi figli, delle persone. Per cui questo può essere premiato sia dal fatto che, dato che c'è questo senso di missione, c'è anche un maggiore impegno di solito in cui chi vi si impegna, no? Perché chiaramente non sono il bene di una persona che produce setole per pennelli, non è proprio il massimo dell'aspirazione per sé o per i suoi figli, chiaramente lì l'unica motivazione è quella del buon profitto. Altre motivazioni di tipo sociale possono sia incrementare l'entusiasmo del brain worker, sia appunto essere premiati in termini di finanziamento. Per cui questo tanto per reagire subito e direi che effettivamente anche numericamente la società oggi sta aprendo moltissime nuove opportunità per delle attività diciamo not for profit orientate a motivazione sociale, quello che noi chiamano molti analisti la crescita della società civile, in fondo viene riflettuto in questo incremento delle società di attività non for profit. Abbiamo proprio fatto in Spagna all'università uno studio che ci hanno incaricato per misurare l'estensione dell'economia not for profit in Spagna e siamo tutti stati assolutamente stupiti, no? Per la crescita che sta prendendo questo fondo. Allo stesso momento in cui si sta super sviluppando l'ideologia della competitività, allo stesso tempo che si sta criticando lo Stato, si sta notando, sta crescendo effettivamente fortissima una attività di società civile, del tipo non for profit, comunque veramente si inserisce in una tendenza abbastanza chiara, no? Perché effettivamente molta gente pensa come lei. Intanto come il pensatore di Rodin
Non è così, il pensatore di Roberto, stava così il pensatore. Non so, non ci ha spiegato. Nome, nome. Fammi da un po'. Esatto, così. Allora, quali sono le opportunità del brain worker, a parte tutte queste cose che abbiamo visto? Diciamo che ci sto lavorando. Sta lavorando alle opportunità o sta lavorando? No, non lo so, a me ieri mi ha colpito il fatto della finanza che non sapevo più niente, non sapevo quello che sto facendo. Però io sono perplesso perché ci sono anche tanti problemi, però come dice lei è così facile risolverli, però io non so cosa. Cioè, bisogna andare contro comunque adesso contro un stato delle situazioni che anche un gruppo come il suo, non so, che è di Lisbona, oppure qualsiasi altro senza potere o senza, cioè è difficile comunque cambiare le cose. Cioè, anche se ci fosse il long boom, non so. Secondo me c'è proprio idea di guadagnare e basta. Non vedo così possibilità. No, le possibilità ci possono essere, però non vedo come. Io non vedo, non ce ne sono. Io non vedo. È stato mandato, stiamo facendo un brainstorming. No, io un pochettino non c'è, non soltanto in quello che ho detto io, ma nel mondo non si stanno aprendo particolari opportunità, cose interessanti da fare. Siamo un po' veramente rilegati a un certo determinismo del mercato che ci manipola e ci porta con la mano invisibile, no? Perché il problema è il problema dell'economia di mercato, nella sua espressione più forte, è che effettivamente ha un certo elemento di non motivazione, no? Perché certo, la gente lavora per guadagnare soldi, ma poi se guarda bene l'economia di mercato, poi lo vedremo più avanti, l'economia di mercato in realtà vuole distruggere quella creazione di utili, dopo lo vedremo più in dettaglio. E dunque veramente è demotivante, no? Perché dice anche se io arrivo alla fine e faccio tutte cose straordinarie, divento un tipo potentissimo, c'è una grandissima impresa, il mercato mi prova a levarmi l'utile continuamente, trovare in una situazione di difficoltà. E dunque effettivamente uno può pensare che è motivante. Però allo stesso tempo noi ci troviamo in una situazione in cui ci sono altre opportunità, non vede molte opportunità in giro, sa, non si sente lo stesso. Aggiunge? No, non so, sì. Sono le opportunità si possono essere, bisogna vedere se poi cosa attivo. Secondo lei quali sono le difficoltà nella fattibilità, per esempio, no? Ma dice che il sistema è un po' cosa, diciamo. Sì, sì, questo, crea più barriere che opportunità, diciamo, le minacce create dal sono sistema, quelle che se sono date lì o ce ne sono delle altre? L'immaginazione il sistema ti lascia un po' da parte, no? Che chi non ha magari non ha lasciato lì, però non so quanto sbagliato, spero di sbagliare, analizzeremo anche le difficoltà che ciascuno pensa che ci siano, spesso sono vere, per cui dobbiamo trovare modo anche però per risolverle, no? Ma poi volevo sapere la definizione proprio dell'associazione no profit, no sport. Sì. Ci sono statuti legali, quasi tutti i paesi hanno statuti legali e le formule sono molto, molto diverse, effettivamente ci sono statuti di tipo cooperative che possono essere, ma anche proprio società tipo che abbiamo visto, tipo Patente, era proprio not for profit, nel senso che è una specie di fondazione, anche possono essere, che può guadagnare, fare utili, ma che in fondo non le distribuisce al capitale, perché non c'è capitale, perché il capitale è fondazionale, o un capitale che non è proprietà di un individuo, ma proprietà della società stessa.
Se voi considerate, questi corsi per esempio sono organizzati da due società non profit, la fondazione, e come fondazione per legge non profit, e invece il corso che sapete sopra delle istanze sociali del disagio, che è organizzato appunto dall'Associazione Psicanalitica Italiana ONLUS, si chiamano ONLUS non profit, secondo la nuova legge. Ci sono dei parametri, se volete potremmo fare un giorno una lezione per la normativa del non profit in Italia, è stata fatta proprio definita in modo rigoroso 6 mesi fa la legge Zamagni, no? E comunque poi sono cose molto particolari, credo che il principio sia comune in tutti i paesi, che è anche per motivi di organizzazione della comunità europea, e che cioè non è che non debbano avere profitto. Il profitto però va comunque reinvestito, viene utilizzato per le esigenze stesse dell'impresa, ovviamente contando anche il guadagno e l'esigenza che vivano coloro che hanno questa impresa. Sempre perché più o meno la non profit, che era la versione antica di cui non si poteva fare profitto, ha dato un po' passo a una generalizzazione del not for profit, vuol dire che non si cerca il profitto, ma se c'è il profitto ci va. Questo è un po' legato, se fa il profitto ci va, però non va al capitale. Comunque il problema della redistribuzione del profitto lo vedremo un pochettino più a questo pomeriggio. C'era una mano alzata. Chi è che ha fatto? Sì. Ripeto il suo nome? Andrea Gualtieri. Gualtieri, certo. Io tra le minacce vedrei anche un'altra cosa, il potere politico, in quanto soprattutto nella finanza e nel settore fiscale non si può pensare qualcosa senza la mediazione del potere politico che ti impone le cose da fare. Sì, Come lo vedi questo ritorno? È negativo, eh? È una cosa negativa. È un elemento negativo, ma veramente sentite il peso del politico? Sì. C'è stato un momento in cui c'era praticamente, io direi, molto, molto peso del politico, soprattutto nel momento in cui c'era il conflitto ideologico, no? E allora effettivamente molte cose non si realizzavano se uno non faceva concessioni al politico, no? Io mi ricordo per esempio un mio amico che era direttore d'orchestra italiano e che praticamente non gli volevano dare nessun concerto in Italia, infatti lui è emigrato negli Stati Uniti, se non aderiva al Partito Comunista, no? Questo è stato una situazione reale. C'era effettivamente un'enorme pressione del politico sulla realizzazione di casi personali, individuali, no? Non sono io molto convinto che nella situazione attuale il politico abbia il potere politico sia un fattore specialmente limitativo, anzi io ho l'impressione che da quando non c'è veramente il conflitto ideologico forte, perché ormai se uno guarda in giro, almeno in Spagna, ma penso in Italia la stessa cosa, in Francia, la differenza tra destra e sinistra è diventata nulla, più o meno la stessa, sono tutti la stessa cosa. Stando tutti piuttosto a, il potere politico sta piuttosto a cercare qualche cosa da fare che gli altri non abbiano fatto, è un po' più positivo che negativo, no? Prova a mettere la bandiera davanti a qualunque cosa, no? In questo momento mi fa l'impressione che se uno fa un'attività sociale non for profit, eccetera, può benissimo arrivare l'estrema destra e dire ecco, stiamo facendo una cosa non for profit, non sembra che ci sia più contraddizione tra interno, no? Io vedo tanta gente che dice delle cose che sembra assolutamente impossibile. Se io prendo in Spagna per esempio il giornale della destra tradizionale monarchica che è ABC, che è sempre stato ed è il giornale della destra, racconta delle cose assolutamente inverosimili che erano della sinistra, ma adesso non sono più della sinistra, adesso sono della destra.
Dunque c'è un problema di identità della politica che per me sta diminuendo il suo, la sua capacità di imitare. Anzi, tutto al più è molto interessante quello che lui dice, tutto al più, essendo debole oggi la politica in Italia, è abbastanza debole anche a causa di Tangentopoli, a causa di alcune situazioni, il politico si rende conto che il fatto che la gente non vada a votare in Italia, per esempio, dipende certamente dal sistema proporzionale o maggioritario, eccetera, ma dipende anche da una sfiducia nei confronti dei partiti. E chiaramente un partito che è sfiduciato è un partito che non può più controllare, perché una volta quando andavano tutti a votare, per esempio, mi ricordo, mi spiegavano alcuni amici politici, loro riuscivano a sapere veramente quartiere per quartiere chi aveva votato per loro, ci sono dei sistemi che quando votavano tutti e sapevano già questi vanno a me, per cui chiaramente chi non votava per quel partito poi dopo magari non gli davano una concessione edilizia piuttosto che abitativa. Oggi con questo fortissimo assenteismo, con i partiti che non hanno forza contrattuale, che hanno pochissimo potere rispetto alla gestione del sociale, perché hanno anche pochi militanti che facciano un certo controllo capillare sul territorio, spesso sono i partiti che si agganciano alle iniziative del privato, no? Come accennavi, tu lo conosco degli amici che a Bologna avevano aperto un giornale e hanno aperto con le loro forze e si sono trovati casomai rappresentanti dei partiti che dicevano per me interesserebbe molto, io mi posso trovare degli sponsor, allora sono stati loro che dicono no grazie, no? Perché hanno capito che in questo caso per trovare i 10 milioni all'anno era meglio trovare un'impresa libera che facesse a caso loro anziché farseli dare dal partito che poi poneva una pesante ipoteca. Una volta avere l'appoggio di un partito era un vantaggio, ci si sentiva potenti, oggi chi ha l'appoggio di un partito si sente screditato, e per cui diciamo che rispetto al momento proprio partitico il problema è diminuito. Forse, non so se si riferiva anche a questo Gualtieri, c'è l'aspetto burocratico, politico, non so se si riferiva all'aspetto più del peso del partito o l'aspetto della politica nel senso della burocrazia, dell'avere le concessioni presso il comune, presso la provincia, non so. Mi riferivo al peso politico che ultimamente si sta attenuando, ma anche la burocrazia. Ecco. La burocrazia è un problema, chiaramente, e quello è un problema che sfortunatamente non soltanto andrà avanti, ma dovrà modificarsi. Tu fai questa previsione. La previsione è chiara perché la burocrazia è uno degli unici sistemi per la disoccupazione. Ecco, e in effetti tu lo scrivi in questo libro, no? Adesso. Fortunatamente così, bisogna copiare perché bisogna complicare le cose in modo che tutta la gente possa avere il piacere di complicare. Cioè tu lo vedi per esempio nell'informatica oppure nelle strutture appunto terziarie un alleggerimento della burocrazia, ma semmai il rischio di un'ulteriore complicazione. C'è un rischio di un'ulteriore complicazione molto serio, no? Sarà un po' così. Se quello è il problema, se quello è la burocrazia, è un problema veramente più grosso. Penso che lui, non so, magari se sbaglio, si riferiva magari nel pensiero anche soprattutto alla realtà, alle piccole realtà, nei piccoli comuni, nella provincia e nella regione, e l'avere il consenso del presidente, del sindaco più che del sì, in Italia c'è la licenza, la Camera di Commercio, l'aspetto sanitario, l'aspetto. Forse è meglio non avere lo sfavore, diciamo, magari non avere il consenso non te ne frega proprio, ma non avere lo sfavore di un personaggio di questo genere perché, come ha detto, le licenze, per queste piccole cose sono ostacoli che ti bloccano. Sì, sono enormi. È possibile che abbiate l'appoggio di tutte e due, perché non avete ideologia, comunque se l'appoggio di tutte e due, qualche signorina del brainstorming, sì, diamo la parola a qualche esempio, in relazione con questo? Sì, sono un... Visto che siamo per storia, ciascuno per il sì, sono un appunto, Cristiano Pescina. Volevo sapere,
Però in base a quello che aveva detto lei l'altro giorno, che condivido sul fatto della pigrizia intellettuale nell'applicare, penso che il fatto che la burocrazia inevitabilmente si farà sentire sempre di più non porterà altro che a un ulteriore impedimento nell'applicare lo sforzo intellettuale. Assolutamente. Vuole dire una valvola di sfogo non riuscire a... È un freno reale, io direi, è una minaccia reale, nel senso che veramente la burocrazia è un po' una traduzione di quel sistema che non vuole pensare, no? E allora un sistema che non vuole pensare è un sistema che crea complicazioni, perché non si pensa, perché effettivamente se uno ha uno sportello sicuramente il suo problema è diverso da un altro, non è possibile che non sia diverso, ognuno di voi ha un problema diverso. Una volta che uno va a un posto ha un problema diverso. Se nessuno vuole pensare se il problema è diverso, perché già tutto stesso provare che il problema non sia diverso, ma che il problema sia lo stesso e l'altro, allora vogliono portare al problema uguale in modo da non complicarsi la vita, no? Non pensare. Riconosco, questa è un'obiezione importante. Insomma, siamo in un mondo in cui le reti saranno difficili, speriamo che il brain worker entra. Dovrebbe essere questo, e io volevo notare che mi sembra che sia questo poi il compito anche del brain worker, perché io penso solo a due settori, perché la burocrazia chiaramente crea maggiori complicazioni, è proprio lì che dovrebbe intervenire. Ci sono due modi, per esempio io conosco dei giovani che hanno aperto, questo nel micro diciamo, no? Hanno aperto proprio rispetto alla burocrazia, per esempio dell'iscrizione all'università, che deve fare decine di pratiche presso vari sportelli, eccetera, hanno aperto, voi sapete, ci sono le agenzie che ti fanno tutta la documentazione per iscriverti all'università, per farti le pratiche per gli esami, per cui ecco che lì si è creato un lavoro nuovo, no? Per cui questi giovani che fanno assistenza all'iscrizione all'università. Questa è quella da parte di un fenomeno che abbiamo anche visto ieri, che abbiamo chiamato il nuovo artigianato. Esatto. L'artigianato che personalizza... Le produzioni di beni e servizi. No? Ma c'è un aspetto ancora più rilevante, che poi se si tornava di nuovo, un aspetto ancora più rilevante invece di cui noi ci stiamo valendo, il sorgere invece di società di consulenza, per esempio, per orientarsi nella burocrazia dei finanziamenti. C'è, per esempio, no? Sappiamo che ci sono tantissime finanziamenti, anche la comunità europea diventa una nuova fonte di burocrazia, no? Perché per accedere la maggior parte delle aziende non sanno quali sono i finanziamenti, se li sanno non sanno come accederli, ed ecco che ci sono delle società apposite che lavorando tra l'Italia, Bruxelles, eccetera, fanno proprio questa modalità, questi studi di accesso al credito, alla legislazione, per cui ecco lì è un campo brain worker, cioè proprio quello di poter... È un campo sfortunato, ma... Sì, c'è, volevi dire qualche intervento? Sì. Un appunto. Prima il dottor Della Valle stava dicendo delle associazioni per lo svenimento della burocrazia che fanno loro. La burocrazia rimane, solo da una volta. Sì, certo, però diciamo che è brain worker. Se va avanti la burocrazia, io l'altro giorno ho passato questa giornata per niente, perché non ho aggiunto niente. Certo. Sì, sicuramente. Questo dico, però io lo vedevo nell'aspetto, cioè come diceva lui prima, noi non possiamo lavorare in una società ideale, no? Dobbiamo capire in che modo possiamo trovare lavoro, no? E in questa società. Allora, paradossalmente, dicevo, le complicazioni della società favoriscono il brain worker, che è colui che riesce a far fronte, l'organizzazione, l'artigianato. Adesso chiamiamo la contestazione, perché qua noi abbiamo un'organizzazione contestatoria. Ah, ecco, sta producendo. No, Alessandra Cozzi. Non ha visto. Come va la contestazione? Continuiamo ad essere fuori fuoco? Andiamo avanti? Quali sono le opportunità contestatali? Alessandra. Niente, siamo tranquilli. Da posto. Già preoccupazioni
finalità, del corso e tutto, e allora bisogna, ogni volta che dobbiamo rimetterci in moto per sapere come dobbiamo continuare, dobbiamo domandare, no? Se lui mette su terra, a terra, cioè non vi illudete, non vi fate illusioni, allora niente, in questo momento siamo tranquilli, opportunità, ok, no, molte. No, tantissime. Ho tantissime. Però bene, sentiamo un'altra ragazza. Qualche altro brainstorming? L'altra ragazza, che è un'altra ragazza. No, adesso tre grazie. Grazie di sangue. Le tre grazie sono cambiate oggi, no? Sì. Allora, prima è chiedere qualche luna? Chi è la portavoce? Vabbè, parlo io, dai. Monica Sala. Esatto, Monica Sala. No, io stavo riflettendo su quello che ha detto lei l'altro giorno, del fatto che un domani ipoteticamente si lavorerà magari in fasce orarie diverse, quindi ci sarà più tempo per approfondire i propri interessi. Siccome a me interessa il campo culturale, cioè... spero che sia davvero così. E lei allora intravede delle, per tornare alla domanda di prima, quali potrebbero essere appunto nuove opportunità nel campo culturale? No, opportunità no, però magari sarebbe interessante l'idea di unire il fatto della difesa ecologica con la cultura, nel senso magari fare un'attività di questo tipo. Non so ancora però di preciso cosa, però è interessante questa idea, secondo me. Bene, okay. Allora, prima cioè che... diffondere suggerimenti oppure prese di coscienza nell'ambito appunto anche ecologico. Un'agenzia culturale per l'ecologia, sì. Cultura e ambiente, sì. Cultura e ambiente. Sì. Beh, solo che non so proprio come partire. Allora, prima di continuare... abbiamo fatto degli studi, ne parliamo. Parliamoci un po' su questo momento, perché a che ora dobbiamo fermarci? 12.30. Ah, 12.30. Allora, qualche altro... Sì, qualcun altro. Intervento su... Beh. Approfittiamo, perché sapete che oggi è l'ultimo giorno che il professor Fontella sta con noi, poi magari tornerà, speriamo meglio. Non è... Eva Sam, non è da trascurare nemmeno l'arte, secondo me. L'arte, pensavo all'arte, alla necessità dell'Europa. Per quel che riguarda l'arte, secondo me è perfetto. Cioè, non ho ancora ben chiara l'idea, però... L'Europa? Cioè, lei collegherebbe l'arte con l'Europa? Con l'Europa, la necessità dell'Europa, l'arte, la Russia, l'Italia, cioè praticamente... A me interessa molto quel campo lì, diciamo. Si dovrebbe pensare bellissimo, no? È il secondo rinascimento. Andremo avanti, finiremo col secondo rinascimento. Altri? Ah, ma lui è intervenuto già. Volevo dare un cervo. Secondo me un brainstorming. È tempestoso particolarmente. A me era venuta un'idea, per esempio. Cioè, avevo notato la stupidità dello Stato in determinate situazioni. Per esempio, quando sono in autostrada, sul biglietto dell'autostrada, dietro ci trovo scritto Autostrada S.p.A. Ma perché mettere Autostrada S.p.A.? Non ti puoi cercare uno sponsor privato da mettere sul bigliettino che ti paghi determinati soldi? Sarebbe un'idea. Per esempio, un'idea così. Però non ti sentono molto. Io ho proposto di mettere nei biglietti anche quelli dell'euro, no? Fare per esempio questo biglietto qua, 100.000 lire, dietro Coca-Cola. Veramente sarebbe pagato tantissimo, sono sicuro che la Coca-Cola pagherebbe il deficit dell'Europa, pagherebbe il deficit pubblico dell'Europa, o se no i gettoni le monete, poi infatti c'è stato il momento in cui in Italia c'erano i gettoni, non c'erano molto monete, no? C'erano queste monete private che sono circolate per un po' di tempo. Gettoni, addirittura biglietti di carta. Addirittura biglietti di carta, tutte queste cose qua, effettivamente. Impressionante il mercato, la quantità di opportunità di questo tipo sono enormi. Sono sicuro che
fa parte delle opportunità. Ma la domanda è... Tu ti giri in giro, vedrai che opportunità ci sono 300.000. Invece è il problema delle moneta, per esempio. Io quello l'ho investigato, perché chiaramente mi sono detto questo una mattinata. Non c'è assolutamente nessuna ragione per cui non ci sia. Veramente, per esempio, se vado a Hong Kong, i dollari di Hong Kong vengono non emessi da una banca centrale, ma emesso dalle differenze banche di Hong Kong. Allora c'è il dollaro di Hong Kong che c'ha banca di Shanghai, non so che, banca di eccetera, banca eccetera. E allora ogni dollaro, non so meglio, ogni rombo di dollari porta di fatti la pubblicità della banca, e non solleva nessun problema, insomma, che problema sarebbe veramente... No, dico, forse cioè, il denaro così è, o anche un qualcosa, un simbolo, un prestigio, un'integrità dello Stato. Adesso che ci sarà... Siamo d'accordo che è un modo immaginativo, magari per il Stato, chissà, la sterlina o comunque la lire... Se facesse un referendum, che in questo modo si pagherebbero meno tasse, no? Perché non farebbe tutti, però... Sì, sì, no, cercate una allora, mi sono trovato con la burocrazia, effettivamente. No, io ho provato a metterci con la burocrazia, ho detto guarda, con questo è molto facile. E la burocrazia ha detto che non è possibile, è impossibile, il cliente banca, questo naturalmente. Però non sono valido, no? Veramente mette qua il mangolino, no? Invece di mettere questo alberello qua, ci mettiamo la sigla di Verdiglione, quanto chiederebbe la fondazione? Poco, nel nostro caso, ma nel caso dell'IBM, nel caso di Microsoft, ma quanto pagherebbe Bill Gates, per esempio, per avere qualche cretinato del Microsoft in questo biglietto, per essere impressionante. Dunque, le idee ci sono tante. Ma per esempio, quando mi è venuta quell'idea, anche se avessi voluto mettere in pratica, anche quando parliamo di burocrazia così vasta che io non so neanche da dove cominciare, cioè non so proprio una persona, un referente per iniziare a fare piano piano ad affrontare la burocrazia, non saprei neanche dove andare a prendere. E là bisogna operare il cervello. Però ci sono altri compiti, perché vi chiederanno lo stesso questo. Bisogna operare il cervello, però è il consulente per la burocrazia o per la finanza, eccetera, è oggi richiedissimo. Bisogna provare queste idee. Ti è piaciuto il mio vignetto con Coca-Cola? Sì. È andato bene, no? Ecco, futuro sarà una cosa nostra. L'euro, no? Il nuovo biglietto euro. Non solo quello, quando uno pensa ai veicoli mediatici, è incredibile la quantità di cose che potrebbero, come il tuo schermino, potrebbero essere adoperate e che non sono adoperate per la burocrazia, no? Per questa questione, i freni, il sistema, il calcolo, eccetera. Ah, tra l'altro bisogna che vi ricordate una cosa, che il biglietto, questo qua, come vedete, è firmato dal governatore e il cassiere della Banca d'Italia. Governatore, capo, non c'è il cassiere. Ed è un riconoscimento di debito. A parte dei famosi buoni del tesoro di cui parlava prima, il biglietto è un riconoscimento di debito dello Stato. Banca Centrale, 1.000-5.000 litrici. Effettivamente una parte di questo debito che ha la banca centrale con me viene coperto dal patrimonio. Quindi il patrimonio non soltanto copre il debito dei buoni del tesoro, eccetera, ma copre anche il debito delle banconote. Ci hanno dato 5.000 lire che hanno valore contro il patrimonio dello Stato. Nozione anche... gente si dimentica, non si sa più perché ci abbiamo questi biglietti, perché sono firmati, è un riconoscimento di debito. No? Io in teoria, poi la burocrazia non mi lascerà, ma in teoria posso andare da questo signore Carlo Ciampi
per dire, ecco, 10.000 lire, io voglio un pezzettino che il patrimonio dello Stato di 5.000 lire. Una volta era l'oro, no? Diceva, doveva essere garantito l'oro, doveva dare 5.000 lire d'oro. Adesso che è venuta meno la convertibilità, in oro si è perso. Deve essere interrotto, devono dare 10 metri quadri delle proprietà dello Stato. Dice. Sì, sì. Oggi ci devi dare troppo, no? Per 5.000 lire, 10 centimetri quadrati sono miei. Volevo proprio fare una domanda perché mi è venuto in mente, non so se ti ricordi Paolo, quando è venuto l'altro giorno Susic, ci disse, poi te l'abbiamo anche chiesto quando siamo andati a bere il caffè, però non è stato chiaro, non abbiamo capito bene, noi non lo so. Lui parlava proprio del fatto che sulle banconote c'era scritto pagabile a vista, mentre sulle monetine no. E aveva detto che gli unici veri soldi in Italia sono proprio le monetine. Fece l'esempio, non mi ricordo di quale anno, in cui c'era in circolazione 3 miliardi di valore monetario in monetine, tutto il resto in banconote. Diceva che in quell'anno gli unici veri soldi in circolo erano realmente quei 3 miliardi composti da tutte le monetine, dove non c'è scritto pagabile a vista sulle monetine. Ma perché avevano valore stesso, perché erano di addetto. Perché erano fisicamente... Non lo so, però non penso, perché ha fatto l'esempio degli anni 50. Un certo momento. Negli anni 50 c'era la moneta d'argento. Sono state le ultime monete che avevano un valore intrinseco per la materia, che avevano... Voi sapete, abbiamo un bel libro che gli è stato dato anche, quello di Piro, Storia della Finanza Europea, no? E spiega come la moneta era una volta il valore del metallo contenuto in essa. Poi man mano il metallo è diminuito e ha avuto un valore del tutto simbolico, no? Per cui per le ultime monete abbiamo la sterlina inglese, che ha ancora un valore. Infatti, però, per esempio il battello, che noi, di cui voi conoscete il battello, ha aiutato lo Stato americano a non crollare, no? Perché i 25 centesimi di dollari, il quarto, era di argento. Allora il governo americano, in modo da evitare di continuare a mettere queste monete di argento, ha domandato a Battelli di trovare una soluzione, e effettivamente Battelli ha trovato il quarter sandwich. Il quarter attuale è un sandwich che ha le due fine facce sono di argento e l'interno di rame. Siamo stati il fratello sviluppato il sandwich del quarter di dollaro, però non c'è più il valore di argento, no? Un sandwich di grano non si può più fondere, complicazioni separare l'argento, eccetera, comunque non c'è più. Tra l'altro queste sono questioni, però la truffa sono questioni tutt'altro che trascurabili queste, tant'è che ci riportano un po' anche